Il signor Ivo, residente del posto, da sempre su incarico del proprietario, si è preso cura del verde, degli olivi e della casa, seppur fatiscente, vicino alla sua e ormai disabitata, dato che i suoi proprietari si sono trasferiti in un comune limitrofo. In un casotto adiacente alla struttura, da buon uomo di fiducia, teneva ricoverati gli attrezzi per la manutenzione, ma la scorsa mattina, andando ad aprire, ha fatto una spiacevole scoperta. Quanto ti sei accorto che sono entrati qua dentro? Ieri dopo pranzo, vengo tutti i giorni a fare una visitina qua, perché c'era la roba, la tenevo là dentro, ed ecco la più buona, l'ho portata giù a casa, perché... È la prima volta che fanno così? È venuto un'altra volta, però che facendo questi danni che hanno fatto adesso, avevano sfondato sulla porta del bus. Non c'era poi molto da portare via, se non vecchie sedie, innaffiatoi sgangherati e tante ragnatele. Ma i danni sono stati parecchi, quelli fatti alla ricerca di chissà quale bottino e quelli fatti anche per dispetto, tirando grosse pietre alle finestre e spaccando le ormai fatiscenti porte. La struttura è adiacente alla strada e ormai di facile accesso, per cui ai malintenzionati è bastato forzare la staccionata e introdursi all'interno. Cosa hanno portato via? Non hanno portato per niente, hanno fatto solo i danni e basta. Il resto è gli attrezzi che c'era che mi hanno piaciuto. Cosa hanno rotto? Hanno rotto il finestrotto del garage, la finestra del magazzino, la porta del posto. Ora anche quelle poche cose che gli servivano Ivo le ha portate via, per sicurezza, onde evitare di rimetterci pure, col rammarico però che probabilmente non sarà né la prima e nemmeno l'ultima volta.